Amici ed amiche del canale, un caro saluto a tutti e bentornati al nostro consueto appuntamento con la serie Ritorno alle origini parte seconda. Come sempre ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici, le amiche, i sostenitori e tutti voi naturalmente che vi iscrivete ai miei canali social. Come sempre vi ricordo che nella descrizione di questo video troverete diversi link, fra cui un link che vi permetterà di acquistare questo ed altri giochi scontati fino al 70%. Vi ricordo di visitare il sito www.ipianibio.it. Mi raccomando, troverete anche link per seguire i miei canali social e naturalmente un link che vi permetterà di acquistare i prodotti della Filmora, della Wondershare, in particolare Filmora, scontato del 5%, e come sempre vi ricordo di andare a visitare ed acquistare tramite il mio link di affiliazione. Allora ragazzi, nel frattempo che inizia a caricare il gioco, purtroppo mi sono dimenticato di farlo ripartire, quindi facciamoci una bella scuccatella di mani. Come sempre approfitto per salutare e ringraziare gli iscritti, ma naturalmente saluto e ringrazio tutti coloro che si sono disiscritti, perché naturalmente ciò non farà altro che stimolarmi nel cercare di migliorare. Ma detto questo, andiamo avanti. Allora, nel nostro ultimo episodio, per chi se lo fosse perso, abbiamo finalmente trebbiato il campo, quello lì a girasole. Adesso però dobbiamo vendere un po' di mezzi, perché ovviamente non tutti questi mezzi li utilizzerò, quindi andiamo subito a vendere questi mezzi, perché naturalmente questa serie risulta anche piuttosto pesante. Saluto naturalmente Moreno, il presidentissimo La Zappa Storta, insieme naturalmente a tutti gli altri amici ed amiche che vengono a dare un'occhiatina alle mie live. Allora, iniziamo a vedere cosa dobbiamo vendere. Mezzi che non utilizziamo più. Allora, devo vendere anche, fra le altre cose, una lama. Una lama. Allora, io quasi quasi venderei questa qui, così avremo giusto due lame da poter anche in maniera piuttosto agevole caricare e scaricare con il merlo. Allora diamo un attimo un'occhiatina nel frattempo, perché allora vediamo un po' quale altro mezzo potrei vendere. Allora, visto che nella maggior parte delle serie ho utilizzato la pala gommata class, andremo a vendere questa qui. Ovviamente ci lasceremo la forca, che ci permetterà ovviamente di poter agevolmente prendere le balle di questo materiale che ci serve.
Perfetto. Allora, nel frattempo andiamo avanti perché c'è un'altra scuccatella di mani, vai. Sì. Eh sì. Allora, dunque. Vediamo un po'. Allora, quasi quasi metterei anche questo mezzo in vendita. Naturalmente lo abbiamo utilizzato, ma relativamente poco. E già noto con piacere che il tutto si sta alleggerendo. Quindi allora andiamo, vediamo un po' se lagga ancora. Il punto doveva essere da queste parti qua, vediamo. Ok, qualcosina tutto sommato si è anche risistemata. Allora, poi io direi, arrivati a questo punto, vendiamo anche questa lama qui della green, questa qua, e prendiamo una lama pieghevole. Vediamo un po'. Allora, dovrei averla anche caricata. Cappello, eccole qua. Allora, queste sono da 18 metri, 7,9. Prendiamo questa qua. Allora, mettiamo così. Chandir. Dove c'è capitato? Ah, ok, perfetto, l'abbiamo lasciata là. Allora stiamo alleggerendo un pochettino questa cosa, poi andiamo avanti. Ok, direi che tutto sommato già si è alleggerito parecchio. Quindi diamo un'occhiatina, perché allora l'ultima volta off camera ovviamente mi sono risistemato un pochettino il campo qua. And so here we are, there is the field that I worked off camera. Allora, adesso vediamo un po' a che punto siamo. Allora, abbiamo prodotto anche un po' di melassa, zucchero, polpa di barbabietole, ok. Ok, allora, nel frattempo ci spostiamo da quest'altra parte, perché finalmente, ragazzuoli, metteremo la pizzeria del maestro Nick, che salutiamo naturalmente, a quale facciamo una bella scuccatella di manos. Esattamente, Zerbitz. Allora iniziamo a vedere innanzitutto dove posizionarla. Cercherò di posizionarla in quest'area qui. Non qui, ma forse sì. Ah, ma quasi quasi.
La metto qua, la pizzeria, vai. Allora, pizzeria, pizzeria, peace and love. Facciamo così, mettiamola da quest'altra parte, come previsto. Pizzeria dal maestronico. Pizzeria. Pizzeria. Ristorante. Dove sta? L'ho superato. Ritorniamo un'altra volta. Ora ce la guardiamo con molta, molta più calma. Allora, quando vediamo mod, espansione. Questo è panificio. Ah, questo dobbiamo installarlo. Spero di averla messa nelle mod, altrimenti pancake, produzioni pizza, eccola qua, la pizzeria da Nick, vai. Go. Diamoci un bel discarico di adrenalina. E tuzzo e tuzzo, yes. Vediamo un po'. Diciamo che mi sarei aspettato un lavoraccio, invece, tutto sommato, è venuto discretamente bene. Allora, vediamo un attimino intanto di allargare un pochettino qua. Usiamo il pennello morbido, ovviamente. Siamo arrivati proprio al limite. Poi mettiamo anche gli alberi, cerchiamo di ricostruire le cose come le abbiamo fatte nella vecchia serie. Allora, uno stava i quattro alberi, quindi uno lo mettiamo qui. Poi uno stava, questo c'è anche la fioriera, ok, quindi questo lo metterei qua. Questo qua c'è il trigger, questo lo mettiamo qua, ed infine uno lo mettiamo qua. Beh, dovremo poterci passare agevolmente con i mezzi. Qui solleviamo giusto un po' il sollevabile. The lift ball. Ok, poi mettiamo un po' di vernice questa qua. Ovviamente che quella se ce la fa mettere. Ok, poi vediamo se c'è qualche panchina, altrimenti mettiamo un tavolino all'esterno, vai, anche se non è proprio il massimo. No, la panchina, vediamo un po'. Mettiamo anche giusto
Ecco qua. Abbiamo messo anche i dissuasori. Questa è un'altra mod di Nick, oltre naturalmente alla mod per produrre acqua dalla neve, che si chiama Snow Melt, che vi invito a provare. Mi raccomando, date un bel voto massimo. Ok. Meglio di così non si può. Ok. Allora, abbiamo messo la pizzeria, ma vediamo un attimino se possiamo rabboccare. Aspetta, qua però c'è un orrore visivo. Ecco qua. Allora, vediamo un attimino se possiamo iniziare a portare anche qualcosina. Dunque, il trigger sta qua dietro. Vediamo, allora serve farina, formaggio, pomodori. Allora, qualcosa di farina dovremmo averla ancora nelle riserve. Pomodori, dovremmo avere le serre, quindi uova, patate. Ok, facciamo un saltino nella farm qua sopra, vediamo un po'. Dovremmo avere un po' di pomodori, un bel po' di pomodori. Guardate qua. No, questo è su. Ah, questa è la lattuga. Ma i pomidori li abbiamo venduti? Sì. Sì. Facciamo così, mettiamo in produzione i pomodori qua nel frattempo. Allora, queste sono le olive. Oh, hanno cambiato anche la texture delle olive, ragazzi. Noto con grande piacere che hanno apportato una bella modifica. Allora, vediamo se qua ci sono i pomidori. Qua mi sa che ci sono. Sì. Stanno qui. La carriola l'hanno portata all'interno. Ok, allora, arrivato a sto punto, cerchiamo il trattoriello. Vediamo se è questo, no, non è questo, nemmeno questo, eccolo qua. Andiamo subito a recuperare i pomidori. The tomatoes. Tunes. Oh, nel frattempo qua sono cresciute le patate, le potatoes, switch on the lampejant.
and a fresh tomato salad. Sì, sembrerebbe essere un po' più fluido, sì. Direi proprio di sì. Propto. Allora, vediamo un po' se riusciamo a far spawnare un po' di pomodori qua così. Andiamo subito a rifornire subito la pizzeria. Dei pomidori, oh, tomatoes, pizzeria di Nick, che come sempre vi ricordo che la trovate nella descrizione, pardon, la trovate nel modo hub ufficiale, mi raccomando, si scrive NYKK3, mi raccomando, provate le sue mod che sono fantastiche. Wunderbar. Oh. Ok. Andiamo un po'. Allora, andiamo avanti. Arrivato a sto punto, andiamo subito ad inaugurare, a portare un po' di pomodori alla pizzeria di Nick, da zio Nick. Sono già dimenticato che devo andare di qui. Distraction. Tunzi. Abbiamo anche da sistemare un po' là, quindi spegniamo il mezzo così non inquiniamo e ovviamente risparmiamo anche carburante, anche se alla fine comunque lo produciamo noi, però è biodiesel. Vai. E Amus. Andiamo a fare il primo scarico alla pizzeria di Nick. November Yankee Killer Number 3. Per quelli che masticano il linguaggio radio. Abbiamo messo anche due sue mod, questa dei dissuasori qua. Però mi sa che devo fare l'uscita da quest'altra parte. Ho la vaga impressione che si sia già riempita. Vediamo un po' il trigger. Oh, sono rimasto bloccato.
E mo facciamo così, glielo scarichiamo qua, così poi man mano che arriva la produzione. Oh, lo sta prendendo. Oh, perfetto. Perfetto. Facciamo noi un'azione un po' malandrina qua. Allora, abbiamo detto pomodori, uova, vediamo un po', farina. Allora, vediamo un po' la farina, olio d'oliva, dovremmo avere qualcosa, patate, credo di sì, vediamo. Allora, diamo un'occhiatina, patate, 129.000 litri, ma mi sa che se le ciucciate tutta la situazione. Dove stanno questi 129.000 litri? Vabbè, allora, quindi adesso andiamo a recuperare. Farina ce l'abbiamo? Farina ce l'abbiamo. Diamo un'occhiatina, perché mi sa che la farina stiamo a corto. Diamo un'occhiatina alle produzioni, ecco. Let's check about the productions. And so, let's check about the flour. Farina, frumento di farina. Oh sì, facciamola spawnare, quindi generare, ok. Ma questa tutta la farina la portiamo 20.000 litri mi pare di farina, credo di sì. Ok, paroscero. Allora, cassa pomodori, poi girasoli. Ah, ok, tutto chiaro. E house. Qui poi gradualmente nell'area, la nuova area qui, andremo a costruire qualcosa di particolare. Vedremo un po' cosa si può fare. Andiamo all'area industriale e iniziamo a recuperare un po' di farina. E vediamo quello che ne viene fuori. Andiamo. Ah, serve l'olio. Allora, l'olio dovrebbe essere qua, credo, eh. Ma olio di oliva? Diciamo così. Carichiamo quest'olio. Così liberiamo anche il trigger. Il triggerozzo. Liberiamo il triggerro. Andiamo a scaricare, vediamo se siamo fortunati, il resto lo vendiamo, o meglio vediamo la produzione delle patate. Elton, ich komme aus Neapel, ich bin italienisch und ich sprich nicht sehr gut der Deutsch. Ovviamente, se siete appassionati di farming, vi invito ad iscrivervi al canale di Moreno, dell'amico Moreno, ma anche nel canale dell'amico La Zappa Storta. E come sempre vi ricordo che i canali consigliati li trovate nelle info di questo canale, tuzzo. Allora, ma questo è olio di girasole. L'olio di girasole dove serve? Allora, vediamo un po'. Mi pare
le produzioni di patate, potatoes, production, productions, french fries, tous. Allora, non queste, nein, nicht. Ah, qua servono paprika, nein. No, non servono proprio. November si eravamo, ok. Quindi, quasi. Vediamo un po'. Ho le decine solo, vediamo un po'. Se arrivate a sto punto le vendiamo. Ho le decine sole. L'huile de tournesol. Tournesol, fabbrica di cibo. Pietro, produzioni. Potete processing. Ristorante, scusa, ma un ristorante è questo? Contrassegna luogo, è questo. Quale di girasole non ha accettato qui. Vabbè. Ah, sta scaricando gli ultimi pomidori, ok. Ah, ristorante, sì, è l'altro. Sta sul... vicino al Le Pont Neuf. Sta qua vicino, sta. Oppla, che è sbandata. Adesso queste le rimettiamo in produzione perché ovviamente serviranno per creare altre cose. Andiamo a riempire
Allora, adesso però fermiamo la produzione perché altrimenti poi combino un macello. Allora, vediamo un po'. Dovrebbe essere su. Ecco qua. Il trigger è un po' strettino, quindi bisogna serrare quanto più è possibile sotto la struttura. Dobbiamo sempre dare un'occhiatina per vedere come stanno gli animaletti. Mi raccomando, quando Farming rilascia gli aggiornamenti,
vi invito vivamente a controllare tutti gli stati per quanto riguarda il cibo, perché può risultare che scarseggi e quindi di conseguenza potreste trovarvi con... Oh, questa la caricate. Beh, giustamente. Potreste trovarvi con il cibo degli animalozzi scarseggiante e di conseguenza ve li potreste trovare stecchiti, insomma. Ok, allora diamo un'occhiatina come siamo messi. Allora qui siamo proprio al limite, qua ci siamo, ok, qua stiamo a posto, qui stiamo a posto solo i maialozzi, mangimi concentrato, ma noi andiamo a mettere le uova. Come siamo messi? Andiamo a vedere un attimo una cosa. Andiamo a vedere se abbiamo uova. E così le andiamo anche a portare alla pizzeria. Pizzeria. Dove sono Nick? Allora, intanto carichiamo i pallet di uova e poi anzi rabbocchiamo un attimo prima il cibo ai maialaus e poi andiamo e quanto lagga. Quante uova abbiamo? Vediamo un po'. Ah, vabbè. Allora. Maialowski first. The pig first and then we will catch. Bring some eggs and we will transport them through the to the pizzeria by Nick. November Yankee kilo number 3 NY Kiki number 3. So let's switch off the engine for extra bonus. Qui, diretto. 91 sottolineatura VR ha appena eseguito un raid con 8 spettatori. Qui, carissima.
Benvenuti, bentornati a qualcuno. Buonasera. Caro Morino, com'è andata? Ui, carissimo Sassi, alla console. C'è DJ Sassi. Alla console. C'è DJ Sassi. E tutti balliamo con tutti i DJ Sassi. Caro Morino, buon pomeriggio, buonasera. Anzi no, buon pomeriggio e buon inizio di settimana a tutti voi, amici ed amiche del canale di Morino che siete restati nel ride. Naturalmente, ups, saluto anche quelli che sono andati via dal ride. Naturalmente, benvenuti a tutti. Io mi chiamo Fabrizio, ma per tutti gli amici sono Zio Dab. Comunque, benvenuti. Allora, DJ Sassi, passiamo a fare gli onori di casa al mitico DJ Sassi. Sassi, DJ in console. Mix by DJ Sassi. Com'è andata la live? Io ho notato che quando ho fatto l'aggiornamento di farming mi sono trovato praticamente gli animalozzi a secco di cibo. E quindi ho dovuto rabboccare un pochettino la situazione. E sono arrivato giusto in tempo. Se avessi messo quella mod che fa schiatta animalozzi, li avrei trovati tutte belle schiattate a terra. Fortunatamente è così. Allora, mangime umido dovrebbe essere l'erba. L'erbetta. Io sto utilizzando la mais plus, quindi ci sono alcune cose da inserire. Mangime, allora mi pare che... mangime energetico sarebbero le... mi sono scordata il mangime minerale con la mais plus, quindi macello. Vediamo un po' se abbiamo un po' di l'erbozza. Poi dopo Morino con calma facciamo. Ok, vai tranquillo, vai. Allora, vediamo se abbiamo di erbetta fresca. L'Everest. Mais fresco, no. Aspetta. Aspetta, noi stiamo dando a maialozzen. No, questo è proteico, mi sa. Grano, no. Insilato d'erba, no. Oh, ma erba normale non ci sta. Insilato di trifoglio, fieno, insilato d'erba medica. Eccola. Non abbiamo l'erba. La dobbiamo andare a comprare allora, voglio. Mi sa che devo fare un po' di erbetta sciolta, perché ho fatto un po' di balle per le pecorozze. Quindi ce l'abbiamo solo impallata. Impallation. Caro DJ Sassi, comunque, ma tu quando è che vai in Lives? Intanto salutiamo anche la nostra mitica Stranon, che naturalmente le facciamo gli onori di casa, come si deve, perdonami. Stranon, ti devo un baciamano per farmi perdonare. La nostra Stranon è un'altra amica streamer, ragazzi, e voi dovete andarvi ad iscrivere. Intanto iscrivetevi al canale di Moreno se non siete ancora iscritti, poi vi invito a passare nel canale di DJ Sassi e della nostra mitica amica Stranon, ma vero. Tutti quando fanno quelle battutacce così, lo so, perdonami, non lo faccio più. Stranon, non lo faccio più. Annacci. Allora, vediamo se riusciamo a trovare un po' di erbetta fresca.
Ah, vabbè, allora. Però se si iscrivono 10 persone, che dici? Inserisci il canale? Lo fai un break al canale? Quanto mi viene a costare quest'erba? Ma c'era miseria, 2000 euro. Beh, mi sa che l'erbetta che taglierò la devo mettere anche nel silos. E a proposito di pausa voce, poi dopo finisco qua, mi fermo 10 minuti, un quarto d'ora, poi parto con la registrazione. Approfitto adesso perché stasera praticamente c'ho un impegno e quindi non so a che ora rientro, per cui mi anticipo un pochettino. Intanto, tutto sommato, l'ambiente è abbastanza silente. Quella macchina là. Allora, diamo un po' questa. No, allora. Qua. Spero di non aver buttato 2000 euro per nulla. Diamo un po' se la prende. No, lo sapevo. Ma scusa, ma pardon, pardon. Vediamo un attimo una cosa. No, perché. Allora, mangime umido, che significa mangime umido? Forse a Barbabietola. Vabbè, andiamo, non perdiamoci d'animo. Andiamo a dare un po' di erba alle pecorozze. Che saranno felici che le abbiamo comprate l'erba. Qua, l'erbetta quella là. Ci abbiamo le balle qua. Ballation. Boh, dobbiamo fare attenzione. Oh, quella fa male. Quella dà le allucinazioni. Stiamo fermi, da fermi. Questo è il Turbo Star di Peppe 978. Proposta. Proposta, fammi livellare un po' meglio sta zona perché è fatta veramente una zuzza. Che ho combinato? Scià miseria, invece di smussare ha sollevato. Scià miseria, ma invece un macellozzo. Anzi, quasi quasi, qua che posso livellare, io livello. Un po' di livellamento ci vuole. Beh, diciamo che abbiamo riciclato l'erbetta appena acquistata. Allora, facciamo una bella cosa. Mo ci preparo io quasi quasi andrei a preparare un campettino che non è il camperozzo. Andiamo a rivedere un attimino il disegno della struttura che abbiamo creato precedentemente. Ah, questa la conserviamo qua, perfetto. Cioè quella della produzione dello zucchero, che è una nuova mod che produce anche la melassa. E che serve per altri cicli di produzione. Beh, sì, c'ho anche la produzione di patate, ma te la porto a vedere. Poi ci siamo attrezzati, non ci facciamo mancare proprio nulla. Ma te faccio vedere. Aspetta, ci abbiamo pure. Ecco qua, potato processing. Abbiamo la produzione dei derivati delle patate. A proposito, vediamo un po' cosa possiamo produrre. Allora, dunque, queste qua mancano le patate. Patate e cipolla, quindi disattiva. Allora abbiamo olio.
Moreno 91 sottolineatura VR Giastri di Beni. Alicia Gargarozz, bravo Mori. Eh sì. Dunque, mancano le patate. Dice Sassi, mi dispiace, ma mancano le patate. E sai perché mancano le patate? Perché le date mai all'Ozzi. Te capite niente? Però. Ah, questa è proprio full. Cioè, pazzi. Dice Sassi. Pazzi, dice Sassi. I crocchè. Allora, qua mancano le patate, però questa la possiamo fare in un secondo momento. Allora, poi qua manca, allora, patata, il formaggio. Le formage. Noi avevamo bisogno di formage. Quindi dobbiamo fare un salto nell'area industriale. On doit aller dalla zone industrielle. On va faire un saut et on va voir si on a du fromage. Fraîche. Ja, ich komme noch um zu fahren. Alors, fromage, vediamo un pic d'eau. Vide. Alors, un fromage non c'è. Quindi, facciamo così. Negozio. Mi sa che manca. Aspetta, c'ho la fabbrichetta là sopra. Vediamo se quella mi sta producendo qualcosina. Facciamo un saltino, dai. Sul cucuzzolo della montagna qua dovrei avere. C'è. Aspetta un momento. Scusa. Ah, ecco. Ah, questo è il latte in bottiglia. Giusto, me l'avevo scordato. Allora quasi è arrivato a questo punto. Attiviamo. Vai, inauguriamo. Visto che c'è DJ Sassi, c'è la nostra Stranded, c'è il nostro DJ Sassi. Chi altro c'è in chat? Chat. Ci facciamo shotti. Shwetti, Stranon, mitica Stranon, quindi al mio 3 scuccatella di mani, 1, 2, 3 scuccatella di mani qualcuno in chat e inauguriamo anche il negozio, vai. Tocca a voi, chi fa una scuccatella di manos, cioè applauso sarebbe. Lo faccio a voi, vai. Vai, zada, applausi. Vai, generare e attiva. Dove sta? Attiva, vai. E così avremo anche il latte imbottigliato, ragazzi. Fatto un po'. Lo so, un po' strano sto trigger qua. Dunque, abbiamo attivato questa, mo, bella domanda, no, è quella cosa non la posso fare, la facciamo la prossima volta, perché poi quando uscirà il nuovo video di Morino, poi vi spiegherò, lascerò un commentino nel suo nuovo video di YouTube, quindi mi sa. Ah, salutala da parte mia, facciamo una scuccatella di mani alla nostra Strano, naturalmente. La ringraziamo di essere passata. Mo' facciamo un po' di footing. E facciamo anche un po' di salt dell'Orsakjotten. Ja. Come dice Morenen. Ich komme aus Neapel, ich bin neapolitanisch. Und ich spreche nicht sehr gut der Deutsch. So. E insomma, mi ricordo ancora qualcosina
quel poco di tedesco che ho studiato. Ah, a proposito, qua devo vendere ancora un altro paio di mezzi, però. Devo vendere il gatto delle nevi, che non ci serve. La mod del gatto delle nevi è una delle mod che naturalmente trovate e troverete nel sito internet di kingmods.net. Eccola qua. Facciamo così: roviniamo i pattini, ci andiamo a fare un giretto, la portiamo un attimo giù e poi mi sa che forse ci prendiamo una moto. Vediamo un po' se ho caricato la moto. La compriamo. Se non l'abbiamo caricata, la compriamo la prossima Volt. 100 km all'ora, facci la miseria. Se è velocissimo questo Bobcat per le nevi qua. Buona miseria, velocissimo. Boom, boom, boom. Abbiamo rovinato i pattini. Vai, sull'asfalto, vai, zio Topo. Vai, vai. Vai, che paga Morino. Paga Morino. Ah, strano perché io, fra le altre cose, l'avevo anche disattivata sta pubblicità. Solo che boh, non ho capito perché compare continuamente. Ma. Allora, cosa dobbiamo fare? Mi sono già dimenticato quello che devo fare. Sono proprio scordone. Quindi quella cosa lì, ragazzi, non la posso fare adesso perché altrimenti spoilererei qualcosa di Moreno. Eh sì. Aspetta, a proposito di brindisi, wow, Sassi, sei mitico, ti voglio fare una scoccatella di mani a te. Bravo, bravo, bravo. Allora, intanto. Wow, Sassi, sei mitico, poi ti spiego. Anzi, poi capirai perché. Mi ha fatto fare un collegamento bellissimo, ecco qua. Aspetta, mo. Non è proprio quella, ma c'è qualcosa di diverso. Allora, mettiamo un attimo questa. Mo mi sistema un attimo la moto. Quel numero non si può mettere. Il 24 è vietato perché solo di Doc ce n'è uno solo. Il mitico Valentino Rossi, che salutiamo. And protection, vediamo un po'. Fenders, yeah. Lancrome, yeah. Turn light, yeah. Mettiamo il sellino che dice Sassi si ricorda sicuramente perché c'ha più o meno la metà. I cinquantini di una volta si metteva il sellino aggiuntivo per farsi del secondo passeggero, cose che non si sarebbero dovute fare. Allora, tire bike, style 8. Style 2, questo mi sembra un po' più equilibrato. Chrome and mirror, però il coloro mettiamo azzurro. Bello, bello questo qua. Allora, questo è blu 6. Wow, bellissimo sto blu 6, mi piace malamente. Sit, ah sì, eccolo qua. Questa motocicletta ci è stata gentilmente offerta da Mister Moreno e Tunzi Tunzio, yes. Dunque, facciamo così. Io direi, visto che. Aspetta. Muoviamoci con la motocicletta, perché mo Moreno ha speso i soldi e giustamente dice: ma com'è, io ti ho comprato la moto e manco ci fai il giretto sopra. Eccoci qua. Com'è che si fa? Ecco qua, grazie Moreno per la moto. Oh, guarda qua, va Moreno, vai vai. Fermiamoci qua perché mi sa che.
Salutiamo il dottor Moreno Cash. E gli amici di YouTube sanno di cosa parlo. Quindi, a proposito di dottor Moreno Cash, vi invito assolutamente a non perdervi il prossimo episodio della serie RP di Moreno, perché ci sarà una sorpresa. Moreno nemmeno sa di cosa si tratta. Moreno non aspetta niente di particolare. È una sorpresa che ti farà zio Gicino, quindi non ti preoccupare, stai tranquillo. Allora, dunque, torniamo a noi, dovrebbe essere verso la fine. Ah, Moreno, intanto quella mod per produrre vino con le varie fasi si chiama Hemlber Winery, che dopo andiamo a dare un'occhiata a che punto siamo con la produzione di succo d'uva. Allora, vorremmo mi sono ascoltato. Aspetta. Ah, me la passo con calma. Allora, questi no. Vuoi dire che non l'ho caricata nemmeno questa? Facciamo un'altra figura. Esce tutte belle figure. Facciamo. Allora, no, non è questo. Nishta. È tutta colpa di Moreno. Hashtag tutta colpa di Moreno. Qua non stiamo nemmeno su YouTube, quindi vediamo se scordate e faccio una figurella. Non farmi fare figurelle. Però possiamo utilizzare questo volendo, così camuffiamo la figura. Eccola qua. Oh, raga, è soli. Ecco qua, ragazzi, tutto per l'amico DJ Sassi, per il nostro Moreno. Ecco qua. Allora, una bella produzione di champagne, vigno e champagne. Quindi, ragazzi, noi ci facciamo proprio. Oh, però questa ha fatto, mamma mia, che danno mi ha fatto. No, cacchio, ha salvato, lo sapevo. Vabbè, tutta colpa di Moreno. Hashtag tutta colpa di Moreno. Vai, regia. Mamma mia, che macello. Mi che macello, combinai. Mi imbare, sei un pazzo. Ma non ho capito, questa com'è che gli è venuta in mente di mamma mia che danno? Mamma mia che danno io ho fatto. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Che se mi viene a costare una cifra, mi viene a costare. Costa assai. Mamma mia. Tutta colpa di Moreno. No, facciamo una smussata più che una spianata, che forse tanto male non ha fatto. Mo, facciamo così, facciamo. Mo zio Dab si attiva subito. Modalità costruzione, subito. Devo fare solo attenzione quando passo qua a fianco. Oh, altrimenti mi rotolo qua, faccio rotola su India. Allarghiamo un altro poco, va. Ecco qua. Smussiamo giusto quell'area di passaggio. Mamma mia, che macello! Io ne ho messi due in realtà, perché siccome alcune schermate coprono, anzi una realtà ne copriva un lato là, allora ho detto quasi ne metto una seconda, perché almeno così si vede meglio. Oh, ragazzi, però senza volerlo là ci sta. Mo dobbiamo sistemare un po' qua, questa è l'area un po' più delicata, quindi dai, tutto sommato da un grande pasticciotto, quello l'eccise, ne abbiamo ricavata una cosa, diciamo, decente. Sì, dai,
è praticabile, credo, eh? No, no, qua dobbiamo fare la salitina, diciamo così, ecco qua, così si riduce, la smussa dovrebbe una piccola, un piccolo livellamento qua. Allora prendiamo sto livello e lo riportiamo qua, anzi mi sa che qua non ci fa salire, vabbè. Sassi, mi raccomando, fatti pagare. Quest'extra te lo devi far pagare assolutamente, mi raccomando. Allora andiamo a prendere il camion che ci serve per andare a caricare un po' d'uva, che la dobbiamo mettere nella nuova produzione. E oggi mi sa che devo ricordarmi di cambiare il titolo quando carico il video su YouTube, perché devo trovare un titolo giusto. La champagneria di DJ Sassi e di Moreno. Facciamo anche il test con il mezzo, vediamo un po'. Beh, diciamo che mi sarei aspettato di peggio. È andata abbastanza bene. Devo ovviamente livellare con più calma. Ecco qua, a proposito di Turbo Star, è uscita la nuova versione del Turbo Star del mitico Ralf Garage. E caro Moreno, è uscito anche il Tuning Pack 2, quello con il motore da 960 cavalli. Tanta roba, voglio. Tanta roba. E credo di prenderlo il Tuning Pack 2. E credo di riprendere anche con la vecchia programmazione del canale a breve. Opla. Comunque la prossima volta per... Grazie Morino, grazie di essere passato a salutarmi. Ti auguro una buona continuazione di serata. Ti auguro una buona pausa voce. E aspettate un momento, prima che mi scordi. Ecco qua, facciamo una scuccatella de manos al nostro Moreno. Naturalmente lo ringraziamo. E naturalmente, amici di YouTube, come sempre, nella descrizione del canale trovate il canale di Moreno. Ah, vabbè, non ti preoccupare, tranquillo, anche perché il grosso qua è fatto. Allora, mi sono già scordato. Ah, sì, dovevo venire a prendere l'uva. Vedete, ragazzi, come sono scurdariello. Quello è così. Vai, così liberiamo anche le serre. Allora, qua mi pare, se non ricordo male, dovremmo avere tutto pieno, credo. Vediamo un po'. Sì, 100.000 litri, ok. Allora, cosa importante, quando utilizzate la mod che vi permette... NCIS, l'ho guardato, però non è mio genere, diverso tempo fa l'ho guardata. Allora, qua abbiamo anche il pieno di olive. Ok, quindi stavo dicendo, tutto a posto, che c'è la mod, quella che vi permette di implementare la capienza delle produzioni, potrebbe andare in conflitto con alcune mod.
Per cui vi consiglio, diciamo per esperienza personale, quando dovete utilizzare mod che non sono del mod hub, vi consiglio, una volta fatta l'espansione, poi di deselezionarla, perché potrebbe andare in conflitto e quindi potrebbe, come è capitato a me in alcuni casi, non far produrre nulla da alcune produzioni. Ovviamente vi parlo di mod del mod hub esterno, come ad esempio la produzione del vino, quindi, che poi dopo ci andiamo anche a dare un'occhiatina, perché devo vedere, dovremmo avere della vinaccia, non so come si chiama, comunque del vino, del liquido da spostare in un altro punto della produzione. Voilà, abbiamo, ho venduto, io parlo sempre al plurale, perché mi piace coinvolgere anche tutti quanti voi, Moreno lo sa, e quindi mi permetto di parlare a plurale, così per farvi sentire partecipi, diciamo così, di quello che faccio. E quindi stavo dicendo che abbiamo venduto la cella frigorifera, diciamo così, che è una mod, l'abbiamo venduta per far spazio alla produzione dello champagne della premiata coppia, premiata teleditta Moreno and DJ Sassi in console. E abbiamo fatto anche un mezzo casotto qua, però non si nota niente. Direi che bravo Moreno, bravo ci vuole. Questo si scarica di qua. Però, alla fine, ogni volta che verremo qua a scaricare l'uva, ci ricorderemo di DJ Sassi e di Moreno e di quel giorno che avevo fatto un macello esagerato. E ci ricorderemo anche che Moreno, ragazzi, ci ha regalato la motocicletta. 10 HP. Però sta bozzetta qua, un me harba proprio, sì che tocca livellare un po', qui, vieni qui, e io pago. Ma un piccolo macelluzzo, tutto sommato, l'ha fatta, ma dai, accettabile, a posto. Nel frattempo attiviamo la produzione, così stapperemo anche la prima bottiglia di spumante Moreno and Sassi, dice Sassi. Qua manca l'acqua. Non vi preoccupate, ragazzi. Per chi mi segue da più tempo, ovviamente sa che io ho utilizzato una mod, una delle tante mod di Nick, che saluto ancora una volta. E per gli amici che vogliono, anzi, vi invito a passare nel suo canale, ma soprattutto vi invito a scaricare le sue mod, perché sono fantastiche. C'è questa mod che lui ha creato, che praticamente si chiama Snow Melt Water Production, una cosa del genere, che trovate nel mod hub ufficiale, e voi praticamente a costo zero, meglio, praticamente solo pagando i costi di produzione, di consumi, voi andrete a produrre acqua. Quindi è un'ottima mod che vi consiglio, specialmente se avete le serre o produzione, ad esempio, di fertilizzante, queste cose qua che richiedono acqua. Con quella mettete un nastro trasportatore, e vi suggerisco, come ha detto l'amico La Zappa Storta, quell'autocaricante che si mette lì e vi svuoterà praticamente tutto il piazzale dalla neve, e quindi voi praticamente avrete acqua gratis. Eccola qua, ragazzi, vedete? Una bella mod che voi praticamente buttate, mettete la neve qua dentro e lui vi convertirà l'acqua, la neve
in acqua e ovviamente 90.000 litri di neve vi produce la bellezza di 500.000 litri d'acqua, quindi mezzo milione di litri d'acqua. Comunque voglio, ci stiamo quasi avvicinando alla conclusione di questa live. È stata anche un po' una piccola improvvisazione, quindi vi ringrazio ancora una volta per la compagnia, ringrazio naturalmente tutti coloro che si sono fermati a guardare fino alla fine la live, a coloro che sono andati via, che hanno salutato, ma soprattutto coloro che escono dal canale e non salutano. A saluto. Grazie Sassi, grazie di essere passato in live. Grazie di essere restato, ci becchiamo ancora una volta, buon inizio di settimana naturalmente. E buona continuazione di serata. E thank you so much by your friend Zio Dab e tuzza e tuzza le ale. Oh, capparo Geron. Andiamo a scaricare questo po' d'acqua nella produzione di DJ Sassi e di Moreno. Lo champagne, lo champagnos. Così faremo anche una nuova produzione che effettivamente, ragazzi, in realtà questa mod l'ho precaricata diverso tempo fa, solo che non ho mai trovato l'occasione di usarla, quindi vai tranquillo, non preoccuparti Moreno. Grazie a te naturalmente di esserti fermato qua. E poi ci becchiamo con calma. Allora, questo morisce che c'è all'acqua, ma ci facciamo una scoccatella di manos al nostro Moreno, naturalmente. Amici di YouTube, ma anche amici di Twitch, naturalmente. Naturalmente. Naturalmente vi invito a passare nel canale di Moreno ad iscrivervi, mi raccomando, e tunzi dunzi ale ale. Grazie Moreno, thank you so much my friend, have a good continuation of evening. Sì, ma in tutto questo, voi ritornando un attimo a noi, no, ma l'acqua questa dove la vuole? Questa mi dice che vuole l'acqua, ma un momento, ma forse a fianco. Pare un poco strano. Fammi vedere. Ah, ecco. Abbiamo scoperto dove sta il trigger. Ma gli mettiamo la pozza di acqua, così sappiamo dove dobbiamo andare a scaricare l'acquisition. The war. There's something on the war. Anzi, mettiamo questo po' di... Vabbè, sappiamo che dove stanno questi due barili, eh? Grazie ancora all'amico Moreno, grazie ovviamente al mitico DJ Sassi, che naturalmente a questi due carissimi amici ho dedicato questa champagneria, ma la dedico naturalmente anche agli altri amici e le amiche del canale, che sono la Zappa Storta, la nostra mitica Gaia Case, e la mitica Eliza, che saluta naturalmente, il mitico Cayman Lori, Macho King 82, chi altro mi sto dimenticando? Insomma, se mi sono scordato qualcuno di voi, ragazzi, vi chiedo scusa, ma dovete sapere che così su due piedi non è che sono proprio molto
molto molto bravo, però ci rifaremo. Allora andiamo subito ad attivare la produzione, perché dobbiamo avviarla. Sì, la Sassy and Moreno Production presentano. Allora facciamo prima lo spumante. Ok, facciamo lo champagne. Produrremo prima lo champagne e poi il barile di vigno, come dicono gli spagnoli. Allora, vediamo un po'. Sì, dai, accettabile. Allora, naturalmente, come mio consueto, adesso ci avviamo verso la premiata azienda vinicola Perbacco, azienda bio, che sarebbe questa azienda che ho inventato. E che a proposito, naturalmente, se volete acquistare il vero cibo biologico italiano, naturalmente vi invito a visitare il sito www.ipianibio.it. Nel frattempo prepariamo lo screen shot, ci stiamo avviando alla conclusione. Naturalmente ci facciamo, vediamo se riusciamo a farlo così. Ah no, aspetta, dobbiamo andare a fare alla vineria. Allora vi faccio vedere soltanto la produzione, che fa un casino esagerato. Ha diversi trigger nel caso di questa configurazione, bisogna metterli singolarmente. Ok, adesso andiamo alla vigneria, facciamo uno screenshot, quindi prepariamo la copertina naturalmente, e poi ci congediamo, perché naturalmente il tempo a nostra disposizione, come dice il grande Moreno, è volato via, e quindi di conseguenza ci dobbiamo salutare. Quindi ragazzi, approfitto ancora una volta per salutare e ringraziare Moreno, ringrazio DJ Sassi, ringrazio la nostra mitica me la sono persa, mannaggia, Stranon, che c'ha un nome, un nick un po' particolare. Ringrazio naturalmente tutti quanti voi che vi siete fermati a guardare questa live, questo video naturalmente. Vi ricordo che nella descrizione di questo video troverete i link per seguire i miei canali social, un link per acquistare i prodotti della Wondershare, in particolare Filmora se siete appassionati di video editing, un link che vi permetterà di acquistare questo ed altri giochi scontati fino al 70%, e il link dei piani bio. Detto questo, ringrazio i moderatori che sono passati, e quindi grazie mille a tutti. Thank you so much. È stato buono, io grazie. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.